Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si parla di tute, ossia come riconoscere quelle scarse, le ciofeche, da quelle invece di buona qualità. Volete capirlo in due parole? Più spendi, meno spendi. Sono quattro. Ma, per quanto questo possa essere vero nella maggior parte dei casi, potremmo comunque avere dei dubbi su una tuta che vogliamo acquistare o perché no, magari che abbiamo già tra le mani. Quindi andiamo a vedere subito le caratteristiche principali che differenziano una tuta di buona qualità da una cagata atomica. Abbiamo due tipi con caratteristiche diametralmente opposte: il pianofiore, che è morbida, leggera e nonostante tutto è molto protettiva e si vede ad occhio nudo anche la trama naturale della pelle, e la crosta, che invece è più rigida e più pesante e non protegge tanto quanto il pianofiore. Può però comunque essere difficile riuscire a identificare solamente tramite la vista appunto il pianofiore dalla crosta, perché i bastardi hanno iniziato a passare la pelle sotto un rullo che imprime una falsa trama di pelle naturale, insomma, e quindi potrebbe essere difficile vederlo così d'impatto. Però c'è la pelle di canguro, ad esempio, che avendo un costo molto più elevato rispetto al bovino vi dà una sicurezza in più sulla buona fattura della pelle. Le zone elastiche che troviamo sulla tuta tra un pezzo di pelle e l'altro sono sì elastiche, elasticizzate, ma non troppo, ossia se sono completamente elastiche allora nel 99% dei casi non avranno all'interno degli inserti di Kevlar o di fibra aramidica per la protezione contro le abrasioni, quindi sarà un semplice tessuto elasticizzato che, come potete immaginare, non protegge nulla. Quelle invece con gli inserti sono molto meno elastiche di quello che ci potremmo aspettare. Per la bovina siamo sui 1,2-1,4 mm, mentre per la pelle in canguro siamo sui 0,8-0,9 mm. Ma attenzione, lo spessore non identifica la capacità protettiva della pelle, perché una crosta spessa non proteggerà comunque bene tanto quanto un pianofiore meno spesso. Vabbè, aspettiamo la campana. Sta sbizzarrendo il parroco qua, Fra Martino. Mai sentite? Mai. La zip deve essere a spirale autobloccante, possibilmente con stampigliato sopra la zip stessa la sigla YKK, che è lo standard de facto. Ma anche qui purtroppo può capitare di beccare la zip di bassa qualità con semplicemente stampigliato sopra la sigla YKK. Comunque, le zip a spirale sono quelle che, se perdono un dente, non si aprono. E ad ogni modo, se siamo in dubbio sulla qualità della zip, facciamo qualche test di trazione e di autobloccaggio, giusto per essere sicuri che comunque funzioni a dovere. Le cuciture sono una parte fondamentale della tuta, quindi devono essere veramente fatte ad arte. Generalmente sono doppie o triple cuciture fatte con un filo doppio o triplo nylon intrecciato. E le cuciture che tengono appunto due lembi di pelle insieme devono essere solamente cuciture interne, quindi non esterne in piena vista. Quelle dovrebbero essere solamente cuciture estetiche, proprio perché in caso di scivolata non si deve grattare via la cucitura con il rischio di far separare i due lembi di pelle, ma deve resistere, quindi la cucitura sarà solo interna, dovrebbe essere solo interna. Quindi andiamo a controllare dentro la tuta e anzi vediamo anche se la cucitura stessa è rinforzata con un altro tipo di materiale o con la pelle stessa. Protezioni interne alla tuta. Andate sempre solo su protezioni certificate omologate di livello 1 o 2. L'omologazione e il livello lo trovate stampigliato sopra la protezione stessa all'interno della tuta, quindi dovrete sfilarla o controllarla in qualche modo, perché a vista non c'è. Comunque, assicuriamoci che queste protezioni siano morbide, perché devono attutire il colpo. Non devono essere del tipo col guscio rigido esterno e morbida all'interno, perché la plastica di cui sono fatte con il tempo e le intemperie tende a spaccarsi e quindi a annullare la sua utilità come protezione. Quindi già solamente con queste poche caratteristiche, con queste poche accortezze, saremmo in grado di
fare un distinguo tra una tuta che è una ciofeca, una merda, rispetto a una invece che è una tuta accettabile o buona almeno. E questo fa una differenza enorme tra salvarci da un incidente o no. Quindi non andiamo a risparmiare quelle poche centinaia di euro per la tuta, facciamolo su magari qualche accessorio superfluo della moto. Sulla sicurezza è difficile andare a risparmio. Bene, se il video ti è piaciuto lascia un bel like, noi come sempre ci vediamo in sella.